Salve a tutti, sono Luciana Dainese e di mestiere faccio l'impiegata, quindi sono mamma però di 3 bambini per i quali sono molto preoccupata, per me e per i miei figli. Rispondo io a dove forse andranno le ceneri. E quando c'è stato un anno fa la presentazione a Villanova, uno dei relatori ha detto che c'erano già degli accordi per buttarle nei campi come fertilizzate. Oh. Riguarda il tutto, c'è scritto perché io me lo sono preso l'appunto perché ho sbarrato tanto già. Prima cosa. Poi alcune delle cose che volevo dire io sono già state dette e concordo su gran parte. Lo spirito della legge che istituiva queste centrali era quello di utilizzare gli scarti per produrre sia l'energia elettrica che il teleriscaldamento e su questo non ci piove. Io non biasimo l'azienda Marzotto che fa il suo mestiere, sono imprenditori che devono rendere conto ai loro azionisti di un reddito che devono avere. Loro hanno sfruttato la legge che gli permetteva di installare questo. L'hanno fatto e hanno chiesto i permessi e li hanno ottenuti. Chi biasimo io? Sono i nostri amministratori che gliel'hanno concesso, cioè hanno autorizzato già 4 centrali nella nostra zona. E chissà quante altre. Poi ricordo a tutti, io ho visto l'ingegnere prima che mostrava i filtri dell'impianto di Villanova. C'è un filtro a maniche. La Cereal Box, realizzata all'opera, ha chiesto una variante per togliere quel filtro a maniche, perché il rendimento della centrale aumentava. La regione ha autorizzato togliere il filtro. Allora io chiederei alla città Marzotto, anche loro chiederanno questo per aumentare il rendimento. Cioè il filtro a maniche è quello che raccoglie il grosso, hanno autorizzato di toglierlo, ci rendiamo conto di che cosa significa, quindi neanche i filtri lasciano, ma questo l'hanno fatto i nostri amministratori, lo capiamo questo, hanno autorizzato questo e dopo sono quelli che dovrebbero garantirci la nostra salute. Adesso fammi un sorriso. Poi c'è l'assurdità che da quando io ho sentito parlare di questo, d'accordo, l'andare a raccogliere come fanno a Forni e come fanno molte altre piccole centrali, gli scarti. Qui noi nella nostra zona coltiveremo per bruciare, cioè energie rinnovabili le chiamo. Abbiamo idea di quanto ci mette un albero a crescere? Ne bruciamo 330 tonnellate al giorno, che andremo a raccogliere chi sono e quanti anni ci metteranno a crescere? Cioè a me viene in mente, chi l'ha visto quel film Rapa Nui sull'isola di Pasqua? Quelli pian piano si sono deforestati tutta l'isola, alla fine non avevano più niente per far da mangiare, per niente, e sono dovuti andare via. Noi dove andremo di questo passo? Cioè, pensare localmente e agire localmente significa avere come pubblici amministratori la visione globale di quelli che sono i problemi e pensare localmente come risolverli. A Forni ci hanno pensato. Qua li risolviamo così? I nostri problemi. Cosa proponi? Allora, un'altra cosa che volevo dire. L'ARPA. Ecco, mi è venuto in mente una frase che a volte mi sente. Chi controllerà i controllori? Perché? Biancotto, ma lei non mi conosce, ma io ho avuto rapporti con lei perché come genitore ci siamo occupati dell'elettrodotto che sovrastava la scuola a San Nicolò a Porto Nuovo. Ecco, quando l'ARPA ci forniva i dati, era tutto a posto, erano al di sotto della norma, tutto a posto. Quando come genitore sono andata a chiedere i grafici delle rilevazioni, mi sono accorta che chiaramente i dati venivano elaborati. Allora è dell'elaborazione dei dati che noi ci fregano, perché facevano la media giornaliera. Allora, se l'elettrodotto alimenta la stazione e la corrente passa di più quando passano i treni passano principalmente di giorno. Se poi tu mi spalli i picchi su tutta la giornata, anche di notte quando non passano, è chiaro che rientriamo.
Allora noi genitori, guardando i grafici, ci siamo resi conto che quando i nostri bambini erano a scuola, dalle 8 alle 4, era il momento in cui di più c'era il picco di elettromagnetismo che sovrastava la scuola. Ne abbiamo parlato, abbiamo discusso con il comune, adesso l'energia elettrica, se non in casi eccezionali, non passa più per quell'elettrodotto, viene alimentata la sottostazione da un'altra parte. Ecco, però questo significa che con gli stessi dati si possono dire molte cose. Ecco, quindi stiamo attenti. Allora io vorrei sapere, le rilevazioni che l'ARPA ha mandato al comune, siamo riusciti ad averle o no, Claudio? Che ci dovevano arrivare, dovevano, ecco, l'ARPA ha mandato al comune le rilevazioni che ha fatto, ma sono qualcosa come 2 mesi, anche più, che le abbiamo chieste di vedere come comitati. Non le abbiamo ancora viste. Ecco. Chiedi. Quindi chiedo ufficialmente se si possono vedere. Si possono vedere? No. Scusate. Un'altra provocazione. È così, credetemi, per dignità non leggo qui pubblicamente la lettera che mi è arrivata. Ce l'ho qua sulla richiesta dei dati. No, non la leggo. Ce la leggerà anche magistrati. Allora, io vorrei poi dire che ci ha parlato di PM10. Allora, i PM10 sono le polveri più grossolane. Adesso io sento molte volte il giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Adesso la strumentazione, che mano a mano che la tecnologia si evolve, riesce a misurare anche al di sotto dei PM2,5. Dico bene? Ecco. E sono, abbiamo sentito, le più pericolose. Allora, qui, al di sotto dei PM10, ha detto l'ingegnere, che verrà fatta il 12-13 del mese. Ma se sono le più pericolose, perché le faranno solo una volta all'anno e in un giorno ben stabilito, così magari abbasseranno un pochino, scusatemi la mia... Ecco, non mi fido, ecco, però credo che siamo in Italia e abbiamo ragione a non fidarci, purtroppo. Chiederei ufficialmente che queste misurazioni fossero fatte molto più spesso, fossero fatte a sorpresa, come ci ha detto l'ingegnere di Forni, senza preavviso, e che fossero possibilmente messe in rete come altre misurazioni vengono fatte, quelle della centralina dell'Hong Kong, eccetera, e quindi i dati, i cittadini possono andarseli a vedere subito, e spererei che fossero reali e non manipolati. Potremmo fare in contraddittorio. Ecco, io sono molto preoccupata per me, per i miei figli e per tutte le persone che ci stanno intorno. Perché la stessa mia preoccupazione dovrebbe avere anche il sindaco, che è responsabile della nostra salute. Perché se lui si sentisse il carico di responsabilità che ha nei confronti della sua comunità, io non credo che potrebbe star qua a sorridere tanto tranquillamente. Questo mi preoccupa, ecco. Perché a volte penso che non voglia sentire, non voglia capire quella che è purtroppo la realtà. Ecco. E tutte queste centrali che sono state autorizzate nella nostra zona mi preoccupano, perché non ce n'è una sola, sono tante. E tutte emetteranno milioni e milioni di metri cubi al giorno, che si sommeranno come polveri che noi respireremo. Questo è dato il fatto. Noi siamo tutti preoccupati qui, non perché la Zignago guadagna. Siamo preoccupati perché la Zignago guadagna a spese della nostra salute e la nostra salute non fa niente.